Noi come sindacato FSP, soprattutto la segreteria provinciale di Catanzaro, con l'associazione Start abbiamo trattato già, diciamo, questi temi. Oggi più che mai attuali, come ben sappiamo, l'ultimo caso di femminicidio con Giulia Cecchettin. Abbiamo ritenuto opportuno organizzare un evento di questo tipo, perché è un evento formativo, perché in un approccio a questo tema riteniamo che sia necessario fare rete, soprattutto per il contrasto alla violenza di genere, e in questa ottica si è cercato insieme alla Start di affrontare questo tema dal punto di vista pure dell'evoluzione legislativa e gli aspetti tecnici, perché basti pensare che il codice rosso è entrato in vigore nell'agosto del 2019 e nonostante l'inasprimento e l'immediata tempestiva intervento della polizia e dell'autorità giudiziaria, i femminicidi non sono diminuiti, anzi sono aumentati. Nel 2022 sono stati 104, già a novembre di quest'anno siamo a 106, quindi abbiamo ritenuto il tema, oltre che attuale, necessario affrontarlo da tutti i punti di vista. Questo convegno si inserisce in un momento particolarmente delicato della vita sociale dell'Italia. Sappiamo bene quello che è successo appena una settimana fa e conosciamo pure la risposta che le istituzioni, attraverso l'approvazione da parte del Senato in via definitiva del testo sulla violenza di genere, e le risposte appunto che sono arrivate tempestivamente. Adesso vi è una chiamata per tutti, dalle famiglie alle istituzioni, per porre la massima attenzione a questa fenomenologia che è stata definita dal Presidente della Repubblica ignobile e che impone anche il massimo impegno, che ciascuno faccia la sua parte e che lo faccia con grande professionalità. Intanto offrendo questo luogo, che è un luogo di confronto, il convegno non è soltanto un dibattito, ma è anche formazione, e poi risponde ogni giorno stando vicino alle vittime, accogliendole, supportandole ed accompagnandole in un percorso che delle volte è straziante, ma nel quale la Polizia di Stato è sempre presente a fianco di chi soffre e di chi è debole.